Buongiorno cari amici del vostro Mr. Sunny Bass. Oggi parliamo di scale, o meglio della routine quotidiana che possiamo applicare allo studio delle scale. Ci concentriamo però sulle arcate. Prenderemo un esempio di una scala e vi proporrò alcune arcate classiche, tipiche, molto ricorrenti da utilizzare per studiare quotidianamente le scale. Ma prima di tutto, come sempre, diamo il via alla nostra sigla. Molto bene cari amici, quindi parliamo delle scale, di possibilità di studiare le scale con diverse arcate. Prendiamo come scala ad esempio la scala di Sol maggiore a 2 ottave, perché è la scala che abbiamo raggiunto come massima estensione con le nostre lezioni, cioè arriviamo al Sol nella 6ª posizione. Intanto vediamo una diteggiatura pratica per questa scala a 2 ottave e la facciamo a note sciolte. Possiamo partire con il Sol premuto con il terzo dito, e quindi Sol, La vuoto, Si con l'1, Do col 3, Re vuoto, Mi con l'1, Fa diesis col 4 e siamo al Sol vuoto. Abbiamo fatto la prima ottava, adesso partiamo con la seconda ottava. Ripetiamo il Sol, La con l'1, Si col 4, Do con l'1, Re col 4, Mi con l'1, Fa diesis col 4 e Sol col 3, 12° tasto. Possiamo prendere l'armonico e poi premerlo. La nota premuta ovviamente deve avere la stessa intonazione della nota armonica. Tornando indietro, stessa cosa, Sol col terzo dito, Fa diesis, Mi con l'1, Re col 4, Do con l'1, Si col 4, La con l'1, Sol vuoto, stiamo qui, Fa diesis col 4, Mi, Re, Do col 3, Si, La vuoto e Sol basso. Quando arriviamo al Sol basso dobbiamo avere il feedback del Sol vuoto che ci risponde per controllare l'intonazione. Bene, a questo punto, basandoci su questa scala, voglio darvi qualche dritta per una routine di studio delle scale quotidiana. In questo caso usiamo solamente la scala di Sol, ma è ovvio che lo stesso lavoro si può fare con tutte le altre scale, in tutte le tonalità e anche le scale minori. E voglio però concentrarmi maggiormente sulle arcate. Ad esempio adesso abbiamo fatto, vi ho presentato la scala a note sciolte, cioè un'arcata per nota, e questo va sempre bene, si può fare a diverse velocità. Ma è molto importante pensare di esercitarsi anche con le note legate, ad esempio legate a 2. Molto semplicemente legato a 2 significa questo. Legato a 2 partendo dalla nota più bassa e subito legando a 2. Possiamo anche invertire le cose, cioè facendo
una nota sciolta e poi legando le successive in questo modo. Così ho cambiato l'accoppiata di note legate. Altra possibilità di legatura molto importante è la legatura a 4. 4 note per arcata. Stiamo molto attenti agli accenti, alle botte, ogni tanto salta sempre fuori qualcosa da mettere a posto. Tutte le note devono essere uguali, il più possibile uguali e uniformi tra di loro. Dopo la legatura a 4, senz'altro c'è da cercare di fare anche la legatura a 8. Dobbiamo imparare a fare molta economia dell'arco. Tutte queste arcate che stiamo facendo adesso, anche quella 4, ci facevano coinvolgere tutto l'arco. Qui dobbiamo andare più lentamente con l'arco, magari andare un po' più verso al ponte per avere un suono un po' più ricco di armoniche, ma fare economia perché se partiamo troppo veloci poi non ci resta arco per il resto della scala, quindi trovare una velocità che sia uniforme per tutta l'arcata e non è molto facile. Altra arcata molto utile da utilizzare per lo studio delle scale è l'arcata separata, cioè con due note legate e due note staccate. Possiamo immaginare due ottavi legati e due ottavi staccati in questa maniera. Io cerco di utilizzare tutto l'arco durante le due note legate e trasferirmi quindi da una parte, da un'estremità all'altra dell'arco, e quindi avrò le due note staccate una volta nella metà superiore e l'altra volta nella metà inferiore. Posso fare anche il contrario, partire con le due note staccate e poi le due note legate. Sempre quando facciamo le note staccate, dare quell'impulso che parte dall'indice, come già avevo spiegato nella lezione sullo staccato. Un'altra arcata che vi consiglio di utilizzare nel vostro studio quotidiano delle scale è il picchettato. Il picchettato può essere a 2, ma meglio direttamente a 4, cioè quando nella stessa arcata simuliamo lo stesso effetto delle note staccate, però andiamo nella stessa direzione. L'effetto potrebbe essere questo. Potete poi fare un lavoro simile a quello che abbiamo fatto nella arcata precedente, cioè due note legate e due note picchettate questa volta in questo modo. E anche il contrario. Possiamo anche fare 4 note legate e 4 picchettate.
un'altra catra che vi posso consigliare è l'ottavo puntato seguito dal sedicesimo, che a note staccate viene così. Si può fare anche più alla corda. La stessa cosa si può fare anche nella stessa arcata, cioè con un effetto picchettato. Poi potete fare anche l'inverso, prima la nota corta da un sedicesimo seguita dalla nota di un ottavo puntato. Vi consiglio inoltre di esercitarvi con le scale anche pensandole in terzine. Terzine ad esempio legate a tre in questo modo. O anche sestine, cioè o doppie terzine, nella stessa arcata sei note. Sempre in terzina potete fare due note legate e una staccata. Oppure il contrario. Molto utile è fare le scale con arcate a note ribattute, ad esempio a note doppie, e le possiamo fare nei diversi settori dell'arco, al tallone, a metà e in punta. Arco. E poi nella metà superiore, alla punta. Cercando di ottenere un effetto simile nei tre diversi settori e articolando bene l'arco, specialmente nella metà superiore, ricordiamoci di far lavorare bene l'avambraccio. Sempre a note ribattute è molto interessante fare l'esercizio anche a terzine, accentando la prima di ogni tre. È un lavoro molto utile perché ci troviamo a dover applicare l'accento una volta con l'arcata in giù e una volta con l'arcata in su, e dobbiamo cercare di fare in modo che questi accenti siano uguali. Se mi metto ad esempio a metà arco, il lavoro sarebbe così. Thank you.
stessa cosa si può fare ovviamente nei diversi settori. Sempre a note ribattute vi consiglio di fare anche l'arcata a 4 note ribattute, magari veloci, magari anche balzate, in questo modo. Sempre balzando potete senz'altro fare la scala anche a note singole, che diventa un esercizio proprio di velocità. Via, potete partire più lentamente, man mano aumentare la vostra velocità. Bene, quindi per questa rapida lezione sullo studio quotidiano delle scale, sulla routine quotidiana e sulle diverse arcate, concentrata appunto sulle arcate da applicare a questa routine, è tutto. Ovviamente qualunque arcata volete inventarvi o scoprite e cercate di applicare nello studio della scala, ritorna utile allo scopo. Vi invito sempre ad essere creativi anche nello studio, nel cercare le cose, le possibilità, le varianti. L'importante, ecco, è crearsi una routine quotidiana con alcune esercizi, in questo caso arcate, da ripetere e da sviluppare giorno dopo giorno. Spero che vi sia stata utile questa lezione dal vostro Mr. Sunny Bass. Grazie e alla prossima!